per Luigi Celli. Che caratteristiche secondo lei deve avere un giovane che voglia intraprendere la carriera nel management sportivo? Deve avere molto coraggio, vista anche l'opacità delle regole del mercato. Quindi da un certo punto di vista deve crederci molto. È come se uno oggi mi chiedesse di quali sono le regole per entrare nel mondo della televisione o del giornalismo. Deve prepararsi a una lunga traversata del deserto con ogni probabilità, e quindi deve armarsi di molta pazienza, molto coraggio e, come dire, molta determinazione, sapendo che busserà a molte porte, riceverà molti rifiuti e poi probabilmente prima o poi un'occasione la trova, ma deve essere molto vigile nel fare queste cose. Credo che questo comporti anche una qualche riflessione su come funziona questo mondo, questo mercato del lavoro nell'ambito dello sport. So, poi possiamo fare una riflessione anche sul mondo del turismo evocato da Gaglia, perché io faccio anche il presidente dell'Agenzia Italiana del Turismo, in qualche modo mi sento tirato in ballo, qualche cosa vorrei dire. Cioè, questo è un mondo in cui non è facile determinare le regole del gioco, e quando non ci sono le regole del gioco chiare è che è difficile sapere non solo come prepararsi, ma anche come presentarsi. Quindi bisogna avere, come dire, rafforzarsi molto nel carattere più che altro. Poi le competenze tecniche che servono sono competenze tecniche che potrebbero essere utilizzate anche in altri settori, nel senso che se uno vuole fare il manager nel settore dello sport, non è che deve avere competenze, come dire, eccessivamente diverse da uno che voglia fare il manager nel settore delle imprese e quant'altro. Certo, deve avere più attenzione, più passione per certi settori che non per altri, deve sapersi più regolare in un mondo che forse è un pochino più confuso, deve avere passione e, come dire, in qualche modo stabilire una empatia quasi con quello che vuol fare e dove lo vuol fare. Non credo che ci vogliono moltissime altre caratteristiche. Poi ogni mondo ovviamente ha le sue technicalities. Le technicalities sono le cose che si imparano più facilmente, che se non le hai le compri sul mercato oggi. Sono delle commodities. Molte delle technicalities sono delle commodities che compri sul mercato e, come dire, a prezzi decrescenti oggi. E quello che non compri sul mercato è la capacità di mettere insieme le technicalities, di governarle, di creare il clima giusto, di creare, come dire, la sintonia, di creare proprio lo spogliatoio, come si diceva. Quelle sono cose che se non ce le hai è difficile che poi te le possa dare semplicemente il fatto che hai studiato un testo o hai frequentato un corso, per quanto sia ben fatto. Paragone col turismo, che è un paragone che gira. Nel senso che noi abbiamo visto la Spagna come è progredita e quanto noi abbiamo perso. Eravamo la prima nazione europea per destinazione turistica, siamo adesso, se va bene, la terza, quindi stentiamo molto. Ma il paragone è molto come dire, facilmente spiegabile. Lì c'è una regia unica nazionale, cioè c'è un sistema paese che si presenta come sistema paese, e all'interno di questo sistema paese ci sono le singole realtà territoriali, che poi dopo offrono i loro prodotti e la specificità dei loro prodotti, ma si presentano al mondo come Spagna. Noi ci presentiamo al mondo nella maniera più diversificata possibile, nel senso che le competenze del turismo in Italia sono regionali, quando va bene, poi dopo le regioni combattono con le province, che hanno i loro bilanci, con i comuni, per cui se voi andate a Shanghai, all'aeroporto di Shanghai trovate, come dire, la pubblicità di Metaponto. Vi sfido a chiedere a un cinese dove sta Metaponto, già chiedergli dove sta l'Italia, quindi neanche la Basilicata. Noi abbiamo questo sistema assolutamente frantumato, per cui non c'è nessuna direzione centrale. Questo è un problema reale che in qualche modo poi si riflette sui risultati. Cioè, se tu vuoi attrarre turisti dall'estero, devi presentare un sistema paese che in qualche modo sia credibile. Già abbiamo problemi di credibilità su altri livelli. Possiamo immaginare se poi dopo quello che presentiamo è talmente frantumato che non ha alcuna connessione reale tra quello che viene richiesto e dove. Cioè, i prodotti in qualche modo devono andarsi a cercare i loro compratori, devono andarsi a cercare il loro mercato, devono qualificarsi in funzione del mercato che vogliono attrarre. Vale nel turismo, vale anche nello sport, evidentemente.
e c'è una questione fondamentale che riguarda poi anche la formazione, che è quella del tipo meritocratico. Cioè non si può immaginare di essere apprezzati se non si danno i risultati, se non si hanno evidenze che si possono spendere. E questo nostro paese da questo punto di vista deve fare ancora molta strada, nel senso che a tutti i livelli, di tutti i sistemi, di tutti i settori, la meritocrazia, che non vuol dire solo semplicemente i risultati che dai, ma l'impegno che ci metti a raggiungere, il sacrificio che ci metti a raggiungere quei risultati. E quindi la performance che dai non può essere semplicemente il risultato di una comunicazione. Io ricordo che performance è un termine teatrale, prima che ancora che un termine manageriale, ed era la rappresentazione. Ora, noi molto spesso scambiamo la rappresentazione con la realtà. Siamo diventati molto spesso abili comunicatori di cose che non esistono o non esistono così come noi le comunichiamo. E questo in qualche modo inficia moltissimo delle cose che facciamo.